A Tombola do Capitano, o meglio la Tombola Solidale, quella organizzata dal Rotary Club di Castrovillari presso il Teatro Sibaris per raccogliere fondi da devolvere in borse di studio per giovani studenti. Che hanno conseguito la maturità nell'anno scolastico 2022-2023 con il massimo dei voti, che si sono iscritti all'università e che appartengono a nuclei familiari non particolarmente agiati. Il gioco della napoletanità con Angelo Capitano Picone e la partecipazione musicale di Gianluca Fusco e Silvia Pignataro, introdotto dal presidente nazionale della Federazione Italiana Tradizioni Popolari Gerardo Bonifati, ha accompagnato il pubblico lungo un percorso che ha permesso ai partecipanti di portare a casa, oltre agli ambiti premi messi in palio da diversi sponsor locali, la consapevolezza di aver partecipato per una giusta causa. D'altra parte, il motto rotariano, servire al di sopra di ogni interesse personale, spiega e rientra nella finalità di questa serata. E diamo una curiosità su qualche numero. Per esempio, qual è il numero più negativo della tombola? 56. Perché? È perché è caruto, è un numero veramente negativo. Tutti i numeri della tombola hanno un'accezione positiva e un'accezione negativa. Cioè, per esempio, il famigerato 17, sì, no? Che è a disgrazia, okay. Praticamente non è sempre negativo, ci sono dei contesti dove il 17 è addirittura un numero fortunato, al contrario il 13, che è un numero considerato fortunato ed è un numero fortunato, però in certi contesti è sfortunato. Il 90 ha paura. La paura, perché è finito tutta la numerologia, è finito tutto lo scibile, tutto il compendio razionale, mo che succede? 90 paure. I prossimi service che avete in mente di fare? Sì, stiamo organizzando anche questo in continuità con il passato, il Trofeo Rotary Sport Giovani. Si tratta di una manifestazione che quest'anno giunge alla 25esima edizione. Ci riserverà, ovviamente ancora è tutto in fase organizzativa, ma non voglio svelare più di tanto, quest'anno ci riserverà qualcosa di particolare proprio per la particolarità dell'edizione.